molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è Cerbero, podcast. C'è Cerbero, podcast. Marrami chi vince i depe, lei urla rana rana rana. C'è Cerbero, podcast. Dubbi vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. C'è Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno Mo. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Allora, sta arrivando Rubino, Dudubi poverino, sta cagando anche l'anima, quindi aiutiamolo, tipo, aiutiamolo. Com'era la roba, la Genkidama? Alziamo le mani per al cielo Dudubi, per Dudubi, che sta veramente poco bene. Speriamo che si riprenda presto. Diamo il benvenuto alla nostra ospite Imorta, come stai? Ciao, ciao. Allora, spettatori buggati, sì, come al solito, sì, adesso sì. Si fixerà, non c'è problema. È la solita cosa dell'inizio. Da dove sei collegata? Audio in chat, lo stavo per dire, mi sembra strano che non c'è un è problema. È possibile che una puntata del Cerbero non inizi con problemi tecnici, devi sapere audio, questo. Fixato. Ok, non si sente? Adesso sì. Ah ok, perfetto. Ora è morta, presentati per chi non ti conosce, una breve e libera presentazione. Ma allora, io mi definisco una cosplayer, io nasco come cosplayer, quindi sono una persona che si traveste da personaggio di fumetti, manga, cartoni animati, videogiochi, serie TV. Quindi diciamo è questa la mia professione. E poi da lì, diciamo, ho avuto abbastanza seguito su Instagram e quindi da lì posso forse definirmi un pochetto influencer, quindi però generalmente a me piace definirmi cosplayer, ecco. Ti devo chiedere due cose. Covid Vai. A parte, come guadagna un cosplayer? Viene pagato per gli eventi, foto? Allora, sì, esatto, quindi in realtà calcola in Italia che cosplayer che riusciamo a lavorare con il cosplay siamo due, siamo io e Leon Chiro, che se non sbaglio conoscete. Come no, sì, nostro Leon. Carissimo amico Leon. Esatto. Carissimo amico Leon. Sì. Che poi sì, immagino, vabbè, Leon non lo so, ma anche tu lavorerai molto all'estero pure. Prima del Vabbè, Covid. Certo, certo. Sì, in realtà tanto fiere del fumetto o comunque anche merchandising, tutte cose che adesso non si possono fare più. A me salvano i social, ti dico la verità, quindi ringraziando Dio con gli sponsor, lavoro, e poi ho canale YouTube, adesso Twitch, però in qualche modo ho dovuto ricrearmi, quello assolutamente. E mo ci arriviamo. Ma infatti io parlerei principalmente di questo, e tu comunque sei una ragazza che ha fatto sempre molte cose, sei sempre stata abbastanza sul pezzo, cioè io difficilmente ho visto che non facevi qualcosa, insomma, durante questi anni.
Sì, quello è perché io sono così, io non so stare senza far niente, cioè proprio un problema mio, diciamo, io non mi piace stare con le mani in mano, diciamo, quindi devo sempre inventarmi cose, ecco. Allora, parlando di una cosa abbastanza attuale, una domanda un po' mistica, un po' particolare, essere una donna nel 2021... Da, ecco, come la vedi e te la vivi tu? È una fortuna oppure un grande fardello oppure il guarda, cazzo che ti va? Sì, in realtà è un po' un fardello, nel senso che effettivamente quando raggiungi un determinato traguardo si... Ovviamente ci sono tante persone che ti fanno i complimenti, ma tante che dicono, vabbè, raggiungi questi traguardi perché sei una bella ragazza. Se non fossi stata una bella ragazza, allora magari, insomma, non saresti dove sei. Vabbè, un classicone, insomma. Sì, esatto. Però io non sono ipocrita. Sicuramente la bellezza aiuta, è inutile dirci sciocchezze, ecco. Sicuramente mi ha aiutata, ma penso che non penso di essere la più bella d'Italia, non penso neanche di essere la più bella della Campania, manco quella del mio paese, quindi penso esistano 200.000, 300.000 donne, un milione di donne molto più belle di me, quindi sicuramente non basta la bellezza, e quindi aiuta, assolutamente aiuta, non sono ipocrita, ma non è sufficiente, quindi ti rispondo così. Okay. Tra l'altro, a parte il fatto che tu comunque lavori con l'immagine, quindi sarebbe anche stupido dire il contrario, però esatto. Secondo me, io questo l'ho sempre detto, quindi non te lo sto dicendo adesso perché sei ospite, secondo me ti sei distinta anche per vabbè, il tuo carisma e altre qualità. E volevo chiederti un'altra cosa però, intanto sta arrivando Rubino, ma vai. È una delle sue solite balle o è vero che ti ha scoperto dell'Imello? Perché se sentiamo lui ha scoperto Marcella Scani, ha scoperto sì, lo so, allora diciamo Io lo amo, non penso proprio. Però forse è stato uno dei primi, effettivamente la prima fiera a cui sono stata invitata è stata la Teramo Comics, di cui lui è uno dei soci, insomma. Attenzione! Gradi, sta giù a briscola con i pinguini. Fa freddo. Che roba. Ma tu l'hai vista? Qua non si vede forse, io qua c'ho la stufa. C'ho la stufetta perché ho freddo. Violenza, mamma, i mobili, la violenza. Madonna. Tra l'altro io non so a quando tempo fa ti riferisca tu, ma io con i Morta, non so se si ricorda di me, chiacchieravo su Instagram quando eravamo più piccoline, ma ti parlo di 2-3 anni fa, quindi già andava forte lei allora, quindi questa scoperta non so a cosa si riferisca in realtà. Ma io penso stavamo a parlare prima, no? Parliamo di 4-5 anni fa. Però è vero, se proprio dobbiamo dargli un merito, effettivamente è stato lui il primo a farmi invitare in una fiera cosplay, quindi visibilità da quel punto di vista. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. No, ma Delli comunque, guarda, io a parte lo adoro, ma comunque è un ottimo talent scout, perché anche grazie a YouTube Arena, che è un gruppo suo, cioè è nato un po' il Cerbero, se vogliamo dire così, cioè noi ci siamo incontrati là sopra, no? Alla fine è così, se vai a vedere. Cioè, senza dell'Imello non ci sarebbe il Cerbero, questa è una cosa incredibile. Raga, adesso vi do una chicca però, vai. Su dell'Imello, e praticamente mi ha detto: guarda Antonella, tu sei una bellissima ragazza, ma io non ci proverei mai con te. Ma perché, che cazzaro! Aspetta, volete sapere perché? Mi ha detto: perché tu hai veramente dei brutti piedi. Guarda, lo stavo per dire. Ah, no, è vero, sta cosa la sapevo io, sai, ma l'ha raccontata Antonella. Cioè, lui va in giro a dire che hai morto i piedi brutti, capito? La Ferragni dei poveri, ma capito? C'è una testimonianza di questo? No, mi racconto Rubino, tanto tempo fa. Tu che conosci molto bene i Morta, c'è una testimonianza di questo? Vabbè, a me di piedi me ne frega un cazzo. Ho pure visto i piedi di Antonella, detto sinceramente. Ma comunque dei piedi normalissimi, diciamo. Sì, dei piedi, c'è un piede. Però a dell'Imello fanno schifo. Ma in che circostanza, ragazzi, scusate? Cosa non ho sentito? In che circostanza ha fatto quell'osservazione? Non ho capito. Silenzio totale. In che circostanza hai visto i piedi di Antonella? Ah, no, magari i sandali piuttosto. Sì, che no, quando quella volta che abbiamo fatto la foto all'intervista che ti stavi cambiando. Però li hai guardati. Ah, ok. No, vabbè, perché ho guardato un basso per rispetto, insomma.
E come sono i miei piedi? Normali, sono piedi. Vabbè, ma Rubino non fa testo. Vabbè, mi fai un cazzo di piedi. Cringe. Per Rubino c'è solo una cosa fondamentale. Esatto. Quale? L'amicizia. L'amicizia. I valori morali, immagino. Esatto. Ecco. Esatto, esatto. Senti, qual è... ho fatto anche a Leon questa domanda. Qual è la caratteristica principale per essere un buon cosplayer? Ma allora, io e Leon apparteniamo, per quanto siamo tanto amici, a due filoni diversi. Nel senso, lui... Allora, se possiamo... Ci sono due differenze, magari, nel mondo del cosplay. Il cosplayer pro e il cosplayer VIP. Ok, lui è il pro, io sono la VIP. Okay? Quindi il pro è quello che effettivamente, cioè Leon è maniacale, se il personaggio ha anche solo una sbavatura sul vestito, lui è quel tipo di persona che riproduce in maniera maniacale anche quella piccola sbavatura, quella piccola piega. Io invece sono più arronzata, diciamo così, ma che ci mette più passione nell'interpretazione. Quindi in quel senso lì apparteniamo a due sfere diverse. Per me cosplay è divertimento, quindi l'importante è divertirsi. Io sono una delle tante cosplayer che puoi tranquillamente incontrare a Lucca, alle Fiere del Fumetto, che è lì e si traveste per divertirsi, ok? E fortunatamente ho anche un seguito, e da qui si chiama cosplayer VIP, tra virgolette. Lui invece è il pro, cioè lui è quello che partecipa alle gare, che le vince, che è veramente maniacale, lui fa degli abiti fantastici da paura. Quindi da questo punto di vista lui considera proprio il cosplay un'arte. Quindi in questo senso io lo stimo tanto, però apparteniamo a due filoni diversi. Io sono quella del popolo, ecco, io sono la cosplayer del popolo, lui invece è quello lì degli dèi, ecco, diciamo così. Quindi apparteniamo a due filoni diversi. Però questo ti ha portato pure problemi in passato, Antonella. Mamma mia, tantissimi, tantissimi. Io adesso ne parlo con tanta serenità, però... Diciamo le cose proprio come stanno, io sono stata proprio bullizzata dalla community cosplay. Sì, inizialmente ovviamente cose brutte mi hanno fatto. No, semplicemente, calcola, anche 20.000 follower per un cosplayer erano tantissimi. Quindi quando io avevo 20.000 follower, in qualche modo stavo emergendo, no, rispetto agli altri cosplayer, mi attaccavano e dicevano che non era merito mio, che era merito della mia bellezza e che magari c'erano cosplayer come Leon, che quindi sono molto più bravi di me, che meritavano più di me. E mi boicottavano, vi racconto giusto questa, quando la prima intervista mi invitò la Rai a fare un'intervista e una ragazza, una cosplayer, fece questa live dove invitava tutta la community cosplay a telefonare alla redazione della Rai per dire di non invitarmi e di fare in modo, insomma, di boicottare questa intervista perché non si sentivano rappresentati da me. Mi ricorda qualcosa l'hanno fatta questa cosa. No, ma chi è questa ragazza? Le storie sono sempre no, molto non simili. Si dicono, non si fanno i nomi, alla fine il tempo, cioè, purtroppo, pensate, tantissime persone, tantissimi cosplayer telefonarono veramente alla redazione della Rai per dire non vogliamo i morti a questa intervista. Pensate quando mi hanno telefonato gli autori della Rai a dirmi: Antonella, ma che sta succedendo? Stiamo ricevendo delle telefonate. Terribile. Io mi sono sentita piccola così, mortificata tantissimo. Me ne hanno fatte proprio tante me ne hanno fatte. Vabbè, però il tempo ha dato ragione a te, quindi sì. Meno male, il bene trionfa almeno. Poi devo dire che il fatto di essere un po' più ibrida e quindi avere questa caratteristica da influencer, sì, più che era cosplayer, qualcosa di nuovo, era assolutamente sì, ma qualcosa di nuovo. Comunque penso che ti abbia anche facilitata nel lavoro in generale, cioè nel senso, soprattutto in questo periodo non ti sei ritrovata proprio a terra. Ma questo su questi social, esatto, mi hanno aiutato tantissimo, Solo e infatti Leon è parecchio in difficoltà, perché lui appunto. Però non hai risposto alla mia domanda. Quale? Questa è una cosa gravissima. Quale? No, quali sono le caratteristiche principali per fare il cosplay? Mi hai dato le due definizioni: costume e interpretazione. E io ci aggiungo il divertimento, che è forse la più importante. Allora, cosa intendi per interpretazione? Interpretazione, ad esempio, se fai un personaggio
cazzuto, devi essere cazzuto. Se fai un personaggio lascivo, devi essere lascivo. E quindi non è solamente una carnevalata, quindi non è semplicemente un travestirsi, ma è anche comportarsi come quel personaggio, ecco. Okay. Non è tanto diverso dalla recitazione, a modo nostro. Ok, adesso arriviamo anche a Twitch. Ti volevo chiedere però, ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso? Perché se non sbaglio sei anche laureata, no? Sì. No, vabbè, io sì, è una storia un po' strana. Vai. Faceva l'insegnante, Antonella. Faceva l'insegnante, diciamo. Certo che mi va, io non voglio chiederti lo bombi o lo passi. Queste sì, stronzate vabbè. Che ti fanno fare questi canaletti. Da grazie, due soldi. No, scherzo, grazie mille, scherzo. Lo apprezzo. No, grazie. A me fa divertire la bombi o passi. Alla fine faremo no, anche niente, lo bombi o passi. Io difesi il bombi o passi, però... Sì, è vero, ne ho fatti tanti di bombi o passi, effettivamente. Anche un po' troppo, diciamo. Rotto un po'. No, niente, io ho vissuto 24 anni della mia vita chiusa in una cameretta a studiare. Sono la classica secchiona irritante al primo banco, brutta, che non si fila nessuno e che vive per lo studio. Cioè io ero la classica persona, io ho rifiutato 29 nella mia carriera, insomma. Quindi ero veramente strafissata con lo studio. E infatti con in chat come me identica. Sì, infatti mi ricordo che ne avevamo parlato di questa cosa, cioè proprio, infatti mi ricordo questa cosa, sì. E niente, poi a un certo punto mi sono laureata, e sono laureata in lingue, e dopodiché mi sono subito inserita nelle graduatorie di insegnamento. Quindi mi hanno da subito chiamata poi sia alle scuole medie che alle scuole superiori ad insegnare. Insegnavo lingua inglese, lingua e letteratura inglese alle scuole superiori, alle scuole medie. La mia supplenza più lunga l'ho fatta in Friuli Venezia Giulia, a Udine. Saluto, insomma. Mi ricordo. Sì. E quindi io, sì, è vero, sono un ex prof. Probabilmente a un certo punto sono impazzita nella mia vita, ma in realtà semplicemente mi sono resa conto che io non ero mai stata, che ne so, anche solo in discoteca, per dire. Avevo proprio voglia, mi piace definire quell'Antonella lì, un'Antonella in bianco e nero. E invece quella di oggi è un po' più a colori. In realtà io sono sia quello, sono sia bianca e nera che a colori. Come è venuto questo processo interiore, cioè di consapevolezza? Perché evidentemente eri anche un po' inibita, forse insicura, non lo so. Assolutamente sì, calcola, io ero brutta, io ero la più brutta della classe. E ricordo anche questa cosa, il MACPI si chiamava, era la festa delle matricole, quindi il primo anno di superiori, e le matricole appunto si presentavano in questo tipo ballo che si faceva in discoteca, e io ricordo che nessun ragazzo mi invitò a ballare quel giorno, no? E ancora oggi me lo porto sto complesso, che nessuno quella sera mi invitò a ballare. Tipo i film americani, no? Sì, esatto. Immagino gli stessi che adesso si staranno mangiando i gomiti da... Si stanno a mangiare le mani. Sì, e mi sono presa le mie vendette perché mi hanno scritto adesso. Comunque c'è Canepazzo in chat che scrive: Rubino A senza H ha preso sempre 30. Io sono uscito, io sono diplomato, sono uscito 75. Come okay. Simone Santoro. Vabbè, tutto quasi come me, 75 è tutto rispetto, ragazzi. Certo. Chiaro. Senti, un altro tema imprescindibile che vorrei trattare con te è lo bombi o lo passi. Adesso preparo un attimo. No. Ho il video qui. Odio. No, ovviamente no. Senti, quindi vabbè, tu alla fine hai un po' abbandonato anche il discorso dell'insegnamento, o comunque nel tuo futuro c'è questa possibilità? Cioè, ti piaceva questa cosa? Sì, allora, le mie lauree, io una cosa che dico sempre, le lauree stanno qua, non me le tocca nessuno. Certo. E io penso che in generale nella vita di tutti bisogna sempre avere un piano B, perché adesso le cose vanno bene, ma se poi un giorno non vanno più bene, è importantissimo avere un piano B, e questo lo voglio dire a tutti i miei colleghi, a tutti gli influencer. Quindi trovate sempre un piano B, abbiatelo sempre, quindi io ce l'ho il mio piano B in casa. Io affitterò case. Vabbè, io come? Affitterò case io, Antonello, varie case. Ecco, ma ognuno deve trovare. L'importante è non fossilizzarsi solo su questo, anche perché è un lavoro che appunto non sappiamo, mi auguro, insomma, duri il più possibile per sempre, anche perché, ripeto, è una costante evoluzione, ok? Ci si evolve sempre. Certo. E quindi ci si augura di andare avanti, però non si può mai sapere. E quindi, da brava formichina, sai la favola, la cicala e la formica, ecco, c'è la cicala che canta d'estate, io invece sono la formichina che magari sembra divertirsi di meno, però magari sto lì e poi mi passo bene l'inverno, ecco, diciamo così. Senti, che consigli daresti ad una ragazza, ecco, magari insicura,
magari dei consigli che possono essere utili anche per quello che è stato il tuo percorso, no? Questa guarda, tua ti dirò, sorta di rinascita. Ti sembrerà scontato, ti sembrerà banale, ma alla fine le direi fregatene. Fregatene, perché le persone parlano, ciarlano tanto e quindi sembrerà scontato, però io effettivamente direi fregatene, perché tutti quanti, purtroppo viviamo in un mondo in cui tutti quanti pensano di poter giudicare e a nessuno frega di te, quindi devi essere tu brava a risollevarti, perché quando piangevo nel bagno a chiave nessuno mi veniva a asciugare le lacrime, quindi rialzati da sola e fregatene. Quindi lo so, è molto frase fatta effettivamente, però penso sia efficace. Secondo me è realtà, no, è vabbè, successo anche a me. È anche un'evoluzione che hai nel mentre. Io all'inizio ne soffrivo molto più di quanto ne soffro adesso. Quindi più che altro, ma io ti avevo proprio una storia simile, quindi mi ricordo di avere questa affinità con te. Sì. Più che altro devi iniziare, devi credere in quello che fai e cercare ogni volta di crearti degli scudi nuovi. Infatti quella è la mia grande arma, la determinazione. Io sono una persona determinata, io odio perdere, anche quando perdo poi continuo fin quando non vinco. Quindi, come le partite? Sì, io sono molto determinata, penso sia uno dei miei migliori pregi. Rubì, non ti preoccupare. La perseveranza è fondamentale, specie su Twitch, magari su YouTube, cioè, prende più il contenuto confezionato, che uno può girare il video una volta, poi delega. Twitch invece è una cosa di piena costanza, quindi è fondamentale. Vabbè, dipende pure quello che fai, se fai la merda e non andrai mai avanti, ti devi pure organizzare. Ma comunque dicevo, cioè, Rubino, non preoccuparti, no, perché non parleremo di calcio in questa puntata. No, ma non parlerò, io ci parlo già tanto nell'an privato. È fuori da queste live. Ed è sbagliato. Fuori dai coglioni. Ed è sbagliato, no, perché ti devi allungare su tutti i fronti. Oggi alle 15 per le cose antirazziste che stanno facendo. Ma io non sto parlando di razzismo, no, sto parlando di razzismo in generale. Attenzione. Che a volte il calcio entra in questa stanza, ma non per come ne parla Rubino. Beh, sì, e questo è molto sbagliato, perché lì poi fa pure interviste a calciatori. Ma in realtà io penso che sia una grande sfiga per noi, perché Twitch sta anche investendo. Ma ci sto io parlo di calcio. Però il nostro pubblico non è quello, cioè io so che nel momento in cui si potranno vedere partite in diretta streaming noi saremo finiti. Io vedrò. Tu sì, però alcuni canali che già hanno un pubblico comunque di questo tipo, di quel target, Stonks, e noi saremo morti in quel momento, però vabbè. Non credo proprio. Credo di sì, però quando ci staranno le partite c'è lui. Quando staranno le partite la gente vede le partite e fa reaction, vedrai. Ma poi io voglio fare una domanda alla chat, ma Rubino ci capisce di calcio? Porco due, se ci capisce. Mamma mia, frate, ma una cifra io. Capisco niente. Nervino, scusami. Cioè, ma io una cifra, io litigavo Cantonella su Roma e Napoli, io. No, ma Rubino è molto informato, comunque questo qua devo dirlo. Allora, arriviamo a Twitch. Tu ti sei spostata da poco, da quello che so, però stai andando anche molto bene. Com'è stato il cambiamento da una piattaforma all'altra, anche perché, ma come dicevo anche off screen, è difficile trasportare pubblico. Ma infatti, esatto, infatti questa cosa mi faceva rabbia appena mi sono trasferita, e molti dicevano vabbè dai è facile, no, tanto tu c'hai un milione su Instagram grazie al cazzo, no, che inizi già bene su Twitch, e io invece dicevo sta cosa, che invece è difficilissimo convertire, quindi da subito è stato così. Devo dire che è bello perché io vengo da una piattaforma che definisco statica, no? Instagram è una piattaforma fondamentalmente di immagini, di fotografie, dove non parli, e poi quando ci sono veramente tante persone, forse è triste anche dirlo, però io non riesco a leggere le persone, non riesco a leggere i commenti, tantomeno quelli privati, qualcuno pubblico ancora lo riesco a leggere, ma quelli privati è veramente impossibile. Quindi proprio su Twitch è diverso, perché prima cosa adesso, no, quando qualcuno in chat mi scrive su Twitch, adesso mi scrive su Instagram, io mi ricordo, fa sì, tu sei quello che mi ha detto quella cosa, quindi cioè, è un'interazione proprio diversa, no? È interattivo proprio, è bello, quindi da un punto di vista proprio umano mi ha preso proprio tanto Twitch, perché veramente si crea community, no? Proprio nel vero senso di community, che effettivamente Instagram non ha, parliamoci chiaro. Penso di poterlo dire proprio perché, insomma, ci lavoro bene su Instagram, quindi la conosco molto bene come piattaforma. Non mi è mai capitato di stringere questo tipo di rapporto. Cioè, per dire, io ho il gruppo con i miei moderatori, io li sento tutti i giorni, scherziamo, parliamo insieme. Quindi, effettivamente, da un punto di vista umano e di interazione sociale, è fantastico Twitch. Ma quindi tu mi ha preso. Sei riuscita a portare
una grande fetta del tuo pubblico su Instagram o hai preso anche molto pubblico interno? No, infatti, allora sicuramente, non dico cavolate, sicuramente la prima parte iniziale, ma ti dirò, secondo me 30-40 mila persone mi seguono da Instagram, molte penso che siano interni a Twitch, perché sono persone che non mi conoscevano, che non mi conoscevano da Instagram e mi hanno conosciuta su Twitch. Certo. Non sono ipocrita a dire che sono tutte nuove, sicuramente no, non è una parte. Non è un demerito, cioè, anzi, trasportare da una piattaforma all'altra, come ho detto, non è per niente semplice, anzi, per me è un merito. Vuol dire che ti sei creata una community anche lì, dove certo. Non è facile, io lo so benissimo. Certo. Grazie, grazie. Sì, poi vabbè, io ho visto in realtà poco del tuo canale perché, vabbè, di calcio non capisco nulla. I videogiochi mi interessano poco, le reaction al collegio e roba simile, per l'amor di Dio, però... Vabbè, lo sai, sono franco, però no, hai ragione, ho notato che in realtà anche lì riesci a creare un buon connubio tra comunque un certo tipo di chiacchierata informale, però che non rompi mai coglioni, e interazione buona. Invece ho visto che magari molte... Che è? Ma che c'è? No, legge Franco Marra. Franco Marra chi è? Ha detto sono Franco. Detto sono Franco. Sono Franco. No, vabbè, fa ride. No, fa ride, ride. Non lo sapevo, hanno ride incazzate. No, non so mai niente. Gigi Franco. No, raga, io sono scioccata da tutto ciò. Guardate, ma guardate Rubino. Ma vabbè, ma sai che mi fanno ride incazzate? Ormai se conosciamo i 5 anni. Da me fanno queste stronzate, va bene. Non si ricordava la serata quella là a Teramo. Rubino, secondo me, se la ricorda molto bene, che ha dormito su un divano come un porco. Che colpa vostra, te parli e russi, quell'altro appena lo tocchi si sveglia. 4 anni fa stavamo in serata a Teramo, tu là che stavi a fare cosplay, mi ricordo. No, stavo a fare una gita così. Una gita, arriva da là per lavoro oppure se stavi lì perché te ci trovavi. Bella. No, io lavoravo, ripeto, grazie al signor del livello. Abbiamo detto. Poi una domanda del cazzo, Gianluca, vabbè. No, ma era anche per avere un po' l'argomento, insomma, parlare anche delle cose passate. Insomma. No, io vorrei sapere, sì. Anto, se hai risolto il tuo litigio con Don Vito. Madonna, ma io non so manco chi è sto Don Vito, basta, ma chi è questo? Non lo so. Ma ti ha dissato? Sì, a voglia. Cioè? Dice che è uno che mi attacca, ma io non so neanche che faccia abbia, cosa gli abbia fatto, non lo so. Vabbè, top costato, però. È inoffensivo, è inoffensivo. No, ma invece parliamo di persone importanti. Cosa si prova a lavorare con dei luminari come i Pantellas? È piacevole, io mi sono sempre sentita eletta in questo senso, perché ho notato, insomma, che difficilmente si aprono, cioè nel senso, parlano con le persone, sono molto gentili, sono delle persone per bene, non so se le conoscete, veramente super disponibili, però raramente si confidano. Io ho il piacere di poter dire che li considero proprio miei amici, i Pantellas, cioè voglio proprio bene a questi ragazzi, e poi sono una persona riconoscente, sono una persona grata, sicuramente mi hanno dato un'enorme vetrina i Pantellas, certo. E io penso che cioè, almeno 200.000, 300.000 follower dal canale dei Pantellas al mio sono arrivati, quindi sono sicuramente tra i principali youtuber che mi hanno spinta, assolutamente. Anche i Fuse Gamer? Loro sono stati i primi, loro sono stati proprio i primi a iniziare, che mi hanno invitata, insomma, e noi in realtà abbiamo avuto una crescita simile, quindi in realtà mi piace definire, cioè siamo cresciuti insieme, esatto, cioè i Pantellas, insomma, sto parlando di colossi enormi, quanto c'hanno? 5 milioni mi sembra su YouTube, che prendono la ragazzetta e pian piano la fanno crescere, cioè io non ho portato niente a loro, diciamo. Invece con Fuse Gamer mi piace pensare che sia stato uno scambio reciproco, perché effettivamente siamo sempre cresciuti insieme. Ok. No, Rubino, prego, puoi fare la domanda. Beh, Simone, tu conosci anche molto bene le persone con le quali collabora lei, no? Quindi ma sì, conosco un po' tutti. Una domanda generale. Tecnica sui Pantellas. Ma generale, no, dai, ma io lo so che sono... Io non ho capito perché... Beh, no, io vabbè, con quanto ormai noi ci conosciamo da tanti anni. Io lo so, c'è un po' questa cosa contro i Pantellas su Twitch, l'ho notata. No, allora io ogni tanto. No, io ogni tanto, guarda, li disso goliardicamente, ma semplicemente perché dico, cioè, sono 30 anni che fate le stesse cose cambiate, però sono sicuro loro che siano bravissimi ragazzi. Eh?
No, loro lo sanno, ad esempio li ho visti settimana scorsa, e tra l'altro perché dovevamo vederci, dovevamo fare questa live la settimana scorsa, solo che proprio per colpa di Pantella non l'abbiamo fatta, perché ho dovuto girare con loro, e gliel'ho detto insomma che avevo iniziato questa cosa su Twitch, e loro sanno questa cosa, cioè nel senso che spesso fanno reaction ai loro video, dove magari vengono un po' derisi ma in maniera simpatica, sì, e loro sì, ci ridono sì, sopra un sacco, loro a sono un sacco ironici e dicevano sì sì lo sappiamo, ridiamo un sacco, quindi in realtà anche loro ridono tantissimo di chi fa le reaction, perché effettivamente notano anche degli errori che fanno, si divertono, sono delle persone veramente molto autoironiche. Grandi, dopo che mi hai detto questa cosa, guarda, ufficialmente esatto, invitata, a parte quello che erano invitati chiamo subito dalla, Iago dalla prima reaction, però dopo che mi hai detto questa sì, cosa sono aumentati nella mia scala di simpatia, sì, e già mi stanno simpatici, ma cos'è cosa? Lui fa no vabbè, ma noi ci divertiamo troppo. Oh, oppure ad esempio sai quando giravamo una scena e che ne so magari tra un take e l'altro che ne so una bottiglia era spostata sì, da un lato all'altro, esatto, era... esatto, Daniel diceva no 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 torna a metterla lì che poi ci massacrano su Twitch, sì, io poi su queste cose mi incazzo, sicuramente parlavano di me perché io su queste cose mi incazzo proprio come una bestia, che poi sì sì scherzo. Allora sono tipo sì, sono attentissimi perché sanno che partono le reaction su Twitch, poracci, però la prendono veramente col sorriso, loro ridevano, oh, loro male, erano contenti, dicevano no, no vabbè ma noi le vediamo, sono divertentissime, sono contento, quindi, sono contento, sì sì, perfetto. Alex, prego. Ma io in realtà ho una curiosità che mi porto vai, avanti da un po', perché è da un po' che non capito sulla tua pagina, devo essere sincera, anzi non sono molto attiva ultimamente su Instagram a parte la mia, quindi volevo sapere se attualmente usufruisci anche tu di qualche sito per monetizzare, di crowdfunding, OnlyFans o simili. No. Ok. No, perché io conosco molte cosplayer che comunque sono su, cioè sfatando sì, il sì, fatto sì, che sia solo un luogo no, di sex worker, comunque so di molte artiste simili anche estere. Anche Leon mi sa che ha OnlyFans. Sì, Leon ha un OnlyFans, no? No. Sì, Leon, sì, Leon è su OnlyFans. Sì, sì. Che no. Sì, no, non ho idea, ragazzi, non lo so, lo state dicendo voi, non lo so, boh. No, ma c'è il calendario, foto di set sempre in sì, sì, inerenti, nel senso, no, dico, sfatando il fatto che ci siamo solo noi sex worker sopra, in realtà è un luogo dove anche i cosplayer guadagnano bene, lavorano bene, quindi mi chiedevo se avessi preso questa decisione al riguardo, visto che comunque ultimamente è una piattaforma che si è rivalutata un sacco per le iscrizioni di persone, insomma, di diverso tipo. Ho capito. Qui. Devo essere franca? Vai. Sia franca. Posso essere franca? Siamo al Cerbero Podcast. No, nel senso che in realtà, ecco, a proposito di Franco, no, prima... parlavi di questa rivalutazione, no? Di, sì, di ti dico genere, perché ultimamente in realtà su... dipende di cosa parli. Io ti posso assicurare che magari mettere oppure insomma, che ne so, dire una storia su Instagram per dire dove mi seguono tanti brand con cui lavoro, o un OnlyFans mi farebbe assolutamente perdere il lavoro. Sì, sicuramente è più un discorso in Italia, è più un discorso in Italia, ti dico, io ho incontrato questo retaggio so, in Italia lo non so perfettamente, lo so, perché lo so. Nel mondo oramai dopo l'iscrizione di personalità come Bella Thorne o comunque di personaggi molto in vista sulla piattaforma, ti dico, questa cosa sì, è un po' crollata. Io che comunque sì, ho collaborazioni anche estere, non ho problemi al riguardo. Vabbè, sì, il problema anche... è per chi lavora in Italia. Ripeto, sono proprio molto molto mal visti. Ma lo sai, me l'hanno detto. Siamo il paese che, insomma, sì, i bigotti. Così. Ma a parte i sì, sì, bigotti, arretrati su molte cose. Hanno anche rotto i coglioni ad una povera insegnante perché sono Madonna, uscite, l'ho sono uscite delle sue storia, foto intime, per tra l'altro neanche per sua volontà. Esatto, ma anche io esatto, stesso l'ho raccontato, a me è stato impedito di andare in diverse scuole, quasi una decina, perché per il discorso del porno eccetera, cioè l'unica scuola che poi mi ha accettato innanzitutto l'ha fatto con molte restrizioni, tipo no foto, non devi annunciare la tua presenza, sarei un fantasma, preside presente durante il Madonna, mio incontro, Madonna, privazione assoluta di certi temi, cioè io poi chiaramente ero lì per parlare di altro, cioè parlavo di web, del nostro lavoro, quindi non è che mi sarei messo a parlare di grazie. Appunto, capito, non è che stavi lì con l'uccello di fuori, capito, no, che ti no, voglio no, dire. Ma quello l'ho fatto e dopo. Quindi... mentre giravo dopo, i miei filmetti sul sito arancione. Ma lo sai che pure a me me l'hanno detto per profilo mio, beh, dovresti ripulire il tuo profilo. Cioè, sì, vabbè. Ma in che senso? Viviamo nel paese, uno dei paesi che spende di più in pornografia e prostituzione al mondo, e poi c'è questo
finto bigottismo. Vabbè, Rubino, esatto, cioè, purtroppo sì, siamo molto bigotti. Sì, niente di che, cioè, io pure domani ho uno shooting. Che cosa farai domani, Rubino? Qual è il... Qual è il lo storyboard? Qual è il concept? Weinstein. No, sentiamo. Diciamo che questo è il set, no? Allora, descrizione accurata, vai. Perfetto. Descrizione accurata di Rubino. Allora, io sto così a gamba aperta, cioè no, gamba aperte, cioè a gambe così, ho un divanetto. Aspetta, fammi... Ho un divanetto con, no, con due modelle, con due suicide. Niente, è questo. Però sto facendo un progetto sull'arte. Intendi? Dall'alto impiccato. Dall'alto impiccato. No. No, sta in giù, come vedi, tipo no, i pipistrelli che fa. Io... Fanno un Batman. E tu che fai però? Io sto così. Tutto un po', diciamo, in Weinstein. Però sto a fare un progetto con le modelle sull'arte, cioè modelle arte. Una cosa un po' wow, particolare. Cioè rappresenterò a mio modo, che ne so... la Venere. Ma delle cazzate che mi tocca sempre. Che cazzate? Sono belle. Allora scelgo una modella apposta che, mi può, che può rappresentare farete la Venere. Anche tipo il bacio di Klimt in no, versione... No, no. Allora io farò praticamente il pittore che sto disegnando su un tela. Su un culo? Però ci ho pensato. Su tela. E dietro ci sarà la ragazza che poserà tipo Titanic. Come ma tipo Titanic? Quando disegna lei? Sì, no, lui specie, disegna però io disegno il quadro. Però il quadro è vivo, tipo per far Venere. Sto comprando una conchia enorme con la ragazza e si metterà dietro con tutto il ma tu sai dipingere, Rubì? Ma la Venere di Botticelli? So, cazzo, come so dipingere? Allora, ma che faccio finta perché il quadro in realtà è dietro. È capito? Dietro. Ma tu che... Sto facendo anche la Monna Sisa. No vabbè, mi dissocio. No vabbè. Vabbè ragazzi, sta cercando di rivalutare la sua pagina, come ha detto prima. Rappresentazione d'arte. No ma ci sta. Io allora, tanto Rubino, volevo chiederti quale sarà la caption, perché io già ce l'ho in mente. Allora, di questa foto di domani. Di domani? L'ho già trovata io così. Domani diciamo è più un prodotto per un, cioè una cosa per un brand, per due brand. Però la caption qual è? Quindi la caption te l'hanno data loro? No, ancora no, perché ce l'ho io, Rubì, ce l'ho io. Vai dimmi. Benvenuti in paradiso. Bravo, ti sento che sta bene. Bravo. Domani ti vengo a commentare. Dai. Ma Imorta, tu cosa ne pensi delle foto di Rubino? Lì è lo tecnico. Comunque tu lavori pure con queste cose. Vabbè, c'è un bel profilo. Allora, a livello tecnico sono belle foto. Cioè, no, tutte da fare che fa lui, ovviamente. A livello, diciamo, si vede che sono fatte da fotografi bravi, hanno una buona post production. No, da quel punto di vista nulla da dire. Ma io curo i dettagli. Sì, cioè non sono, capito, si vede che non è una foto fatta col telefono, ok? Ma quanto il mio, che c'è un lavoro dietro le foto, quindi da un punto di vista tecnico va bene, sono belle foto. Da altri punti di contenutistico prossima domanda. No, Antonio, cortesia. Questo è un dissing velato. No. Ma che fai, che c'è banda? No, la faccio vedere solo. No, raga. Rubì, dai, io voglio dire una cosa. Sto facendo una reaction su Twitch, ok? E non mi ricordo perché. Forse sì, era proprio un bombiolo passi, era bombiolo passi. Strano. Okay. Strano, incredibile, è morto che fa bombiolo passi. Ma quante volte mi hai bombato, Imo? Cosa? Quante volte mi hai bombato? Ma sai che forse Simone l'hai scartato. Non mi ti hanno mai somministrato. Vero, Simone l'ha scartato. C'è stava la clip di te che scartavi Simone Santoro. Greve. Simone Santoro mi ricordo che se l'è presa male. Sì. Cioè, mi ricordo che tipo mi dissò perché io lo passai. Mi ricordo questa cosa, l'ha presa malissimo Simone. Si è spostata. Come si è spostata? Sì. No, vabbè, in realtà avevi perfettamente ragione. No, fammi vedere quell'altra che c'era prima. Quella di San Valentino. No, quella, dammi il telefono. Sei sicuro? Dai il telefono un attimo. No, non quella, Rubì, che mi faccio bannare. Vabbè, ormai se mi faccio bannare a te, però. No, no, prima Rubino mi ha fatto... No! Rubino mi ha fatto vedere il telefono, c'era sta foto. No, non è vero, no. No, sbugiardato. No, l'hai messa di adesso. No, sbugiardato, no. L'hai messa di adesso. Ma mica è colpa sua, stava in home. Infatti ho detto, ma che c'entra sta foto, scusa. Ah. No, chi era? Mi dissocio. Chi era? Mi dissocio. No, nessuno.
Ho un po' un colpo di sonno, ma andiamo avanti. Allora, ok, senti, su Twitch, a parte sì. I bombi robusti che abbiamo capito che è il tuo format di punta. Dai! Vabbè, ormai è così. Che intenzioni hai? Cioè, nel senso, no. Vuoi crearti nuovi format? Pensi sì. Che questo possa diventare sì. Un lavoro a 360 gradi? Vuoi diventare finalmente la streamer numero uno su Twitch e annichilire sì. La tua concorrenza femminile o no? Che cazzo vuoi fare? Assolutamente sì. Tu cazzo, amico mio, io sto qua da 60 giorni. Appunto, dico, sei promettente, te lo sto dicendo come un complimento. No, assolutamente. Infatti, no, in realtà questo è tutto quando tu mi parli di reaction del collegio, piuttosto che videogiocare, piuttosto che chiacchierare. Sono tutti esperimenti, ok? Sono 60 giorni che sto qui. Amico mio. E sto capendo, però no, io voglio fare un format mio, ma io sono mega ambiziosa, raga. Adesso parto così, ma io già tra 2 anni mi auguro di non streamare più dalla mia cameretta, di avere una produzione mia. Io voglio, ragazzi, io sono determinatissima quando si parla di ste cose. Io non. Adesso sono in fase sperimentale. Datemi il tempo. No, io ma sono, te lo dico perché vedo. Sono il pulcino appena uscito dall'uovo. Sto ma te lo dico perché vedo del potenziale. Vabbè, che comunque la concorrenza, insomma, Violet non è che ci voglia molto, però. Comunque, ragazzi, comunque devo ancora approdare io su Twitch, quindi dai, state già dissando prima. Vabbè, di iniziare io preferisco è morta, cioè, nel senso non te lo una pista. Va bene, stasera non dormi nel letto comunque. No, comunque assolutamente sì, ragazzi, le cose stanno bene. Dormi nella cuccia di Ivy. Dormo nella cuccia di Ivy. Va bene, quindi ok, ma cioè nel senso va bene, studio quello che vuoi, però cioè dammi io un'idea. Ho già un'idea. Dammi un'idea, sì. dammi qualcosa. Progetti futuri. Però dai, in realtà sì, io spero di iniziare un mio format mio già la settimana prossima. Però devo parlare con il grafico, devo capire un bene. Un piccolo però. Spoiler, daccelo qui in anteprima al Cerbero. Mazza, che non si può dire nulla. Uno spoiler che... piccolino. Dai, professoressa. Okay. No, Rubino, no, su, okay. Rubino, guarda, solo per il Cerbero, ok? Ho capito perché hai laggato. Ah, non hai capito? Ah, veramente, ho laggato? No, sì, stai un po' laggando, non ho capito Cerbero. Ho detto professoressa. No, dopo, hai detto Cerbero cosa? Non ho capito. Ho detto solo per il Cerbero, ho dato questo spoiler. Ok. Beh, mi sembra giusto. Ok. Vabbè, Rubino, okay. Sarai bocciato, verrai bocciato da okay, ma quindi il tuo focus esatto. Sarà al 100% su Twitch oppure c'hai in mente anche qualche altra cosetta? Ma avanti un altro sta Antonella, ovviamente... pure sta lavorando. Sì, adesso, allora, noi stiamo già registrando, avanti un altro, abbiamo quasi finito, ci mancano solo i serali. Quindi da marzo, su Canale 5, tutti quanti, mi raccomando, guardare avanti un altro. Ma quello lo faccio già ma non solo. C'è un ruolo tipo il grasso e vengo io? Il grasso. il prosciutto, vengo io, lo dici? Dillo, vengo io. Sei XXL interpretato da Francesco Nozzolino. Ma tu cazzo, a Nozzolino là? Ma ci sto io 100 ore meglio. Sono super super ciotto. Ma io sono molto più bello in Nozzolino, per cortesia. Comunque ce l'abbiamo già. No. Trigliceridi. C'è il corpulento comunque come ruolo. Il corpulento. Un apporto corpulento alla trasmissione. Ma l'esperienza televisiva, tu sei stata ospite di vari programmi. Com'è l'esperienza televisiva? Poi ovviamente... si differenzia, però in generale. Allora, io ti dirò, sai che si dice sempre, io vivo in un ambiente televisivo in cui è pieno di bellissime ragazze, c'è la Bonas, piuttosto che la Bona Sorte, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla, Sara Croce, insomma, sono tutte ragazze stupende, e quindi si dice che generalmente, sai, tra belle ragazze, sono tutte arpie, che si fanno i dispetti a vicenda, cercano di schiacciarsi vicendevolmente, e invece io ti dirò, io mi trovo benissimo, su 4 anni sarò fortunata. Dicono che in realtà è anche Paolo che ci faccia rigare tutte dritte, nel senso che una volta parlando ho detto, ma che strana sta cosa, no? Si dice sempre che in televisione ci sia tanta competizione, qui mi sembra che ci sia un clima molto sereno, e mi ricordo che, non farò nome, insomma, questa ragazza mi dice, tesoro, vatti a fare un giro a uomini e donne, vedi come si tirano i capelli. Quindi in realtà penso che dipenda molto anche dal clima, certo. Proprio del programma, e dice che Bonolis, insomma, fa rigare da questo punto di vista. Ti ricordi una volta, Antonè, che sono venuto, che c'è sta Sasà che fa lì al pubblico, una volta te sono venuto a trovare?
che mi ricordo. Sì, sì. Che poi mi hanno buttato fuori lo studio, non capisco per quale motivo. No, perché guardavi il culo alla bambilla. Sì, che mi sono alzato, fatta buciona! E me l'ho buttato fuori dallo studio. Guarda, io mi scuso per Rubino. Ma come? Sto raccontando una storietta. Una volgarità. A mano ha fatto. Una volgarità inaccettabile per questa trasmissione rispettabile. Guarda, ma come? Un cavernicolo proprio. Ma come? Vabbè, ti passerò a trovare ancora, Antonella. Tanto parlo con Sasà. Dite anche voi, vi aspetto. Oh, Sasà, ho conosciuto pure Gianluca, tu ricordi? Come no, quando siamo andati, che era? A cosa? Ciao Darwin. Ciao Darwin, che ho chiamato. Sasà, Napoletanos. No, Allora, No, come sì? Sapere che c'è una persona che lavora per far applaudire le persone. Può sembrare una cosa banale, ma non lo è, nel senso che effettivamente l'applauso fa tantissimo, ma veramente tantissimo, dello show e della battuta di un conduttore. Certo. Ed esiste proprio una figura, che nel caso di Mediaset, questo signor Sasà, che lui dà proprio i tempi di quando applaudire, di quando tacere, di quando battere le mani a tempo di musica, quando ci sono gli intervalli. Quindi è una figura non indifferente. E Sasà è questa figura qui che si occupa, diciamo, di... Che... un po' la funzione della risata di Rubino nel cervello, cioè va a suggellare il momento comico. Bravissimo, esatto. Sono una persona felice, rido sempre. Beh, era un complimento. No, in realtà ti sta, implicitamente ha detto che hai un ruolo importante. Sì, ho capito. No, io poi rido sempre, a me mi frega. Pure quando era entrata Follettina, avevi sbragato dai risate. Mamma mia, te l'ha lanciato il fischietto, ha fatto troppo ridere che non era... Non è che stava un po' lì, no? Stava ancora dietro, da sento Rubino. Tipo così, quanti inquadratura viene. Mannaggia, top fischietto. Ma insomma, è morta. Com'è lavorare in TV, a parte queste cose, diciamo, come ambiente? Ma l'ambiente è aneddoto molto bello che puoi raccontare. Mi viene in mente questa cosa, un po' triste, però a proposito dell'applauso. Era successo questa volta che entra sto concorrente e dice, insomma, Paolo fa la solita domanda, sei sposato? E questo dice, no, sono vedovo, volevo dedicare, insomma, questa cosa. Tipo disse, tipo, sono vedovo, una cosa del genere. E Sasà fece partire l'applauso, no? E allora tipo Paolo lo guardò malissimo e fa, ma che cazzo mi applaudi che gli è morta la moglie, no? Allora qui ti fa succedere anche cose del genere, diciamo. Allora, vabbè, no, era una cosa simpatica, che per chi diceva che l'applauso è una cosa facile da fare, in realtà no, ci sono dei tempi particolari in cui bisogna applaudire, quando invece tacersi. E detto ciò, è molto bello lavorare in televisione. Tu calcola che quando ho iniziato la prima volta e ti senti un po', sai, il topo di campagna che arriva in città, poi soprattutto una trasmissione come Avanti un Altro, che si è abituato a vedere da casa, no? Ceni e guardi Avanti un Altro, quindi vederlo dal vivo, lo studio, che poi ci rimane un po' male perché è piccolino, è proprio piccolo, no, questo studio, tutti aspetti chissà, wow, è gigante, e invece no, è piccolino, e poi lì ho imparato tutto, ho imparato veramente tanto, diciamo, la mia gavetta l'ho fatta lì, sono 4 anni ormai, che lavoro lì, e ti rendi proprio conto, impari i tempi televisivi, impari come muoverti, cosa fare, no, è un bellissimo ambiente che ti forma. Ma andiamo una volta a vedere dal vivo. Magari. Tu sei venuto. Io sì, vabbè, io ci vado quasi sempre, chiamo Sasà, quando c'ho niente da fare mi fa entrare. Ma che devo fare? È l'esperienza, perché ma... poi comunque sapendo che ci stanno vari tagli su molte cose, cioè quello è la cosa preregistrato, no? A mattina è preregistrato, ovviamente è montato, ok. Sì. Mi ha affascinato molto quello, per esempio, di Ciao Darwin, vedere la sua interezza. Mm-hmm. Vabbè, certo. Ciao Darwin è faticosissimo, si gira in 48 ore per fare una puntata di Ciao Darwin, è molto molto pesante. Cioè, infatti io penso che ogni trasmissione sia un'esperienza a sé. Io conosco tante ragazze che lavorano in diverse trasmissioni e ogni ragazza mi racconta di un'esperienza diversa dall'altra, quindi... Esatto, dipende molto dall'ambiente. Vabbè, certo, devo dire la verità, l'ambiente se vai alle Iene, cosa ti aspetti se non il peggio del peggio? Cosa mi sono persa alle Iene? Immagino Iene come se vai da Barbara D'Urso, quindi. No, io andrei subito da Barbara D'Urso. Carità divina. Che là stai proprio. Allora, Barbara D'Urso ha una cosa fondamentale, sei in diretta. Ok, vabbè che poi gestiscono loro, però comunque, bene o male, ti voglio dire una cosa, in qualche modo riuscirò a dirla. Alle Iene tu puoi dire le cose, le Iene o chiunque faccia dei montaggi mistificatori. Tu magari dici una cosa e poi fanno passare un altro concetto.
Ma in realtà io ci sono stata a Barbara D'Urso. E meno male che quella puntata è introvabile su internet. Perché ve lo dico già, ragazzi, così. Perché è stata un'esperienza orrenda. Raccontaci. È stata in grado di farmi passare per un'altra persona anche in quel caso. Sì, purtroppo ti portano dove vogliono sì, loro. Sì, sì. Anche se sei un luminare, ti riescono a farti passare come. Io non sono una luminare, però non mi ritengo neanche tanto stupida, non in grado di parlare. Quindi, anche se sei una persona intelligente, ti fanno passare per la prima cogliona di turno. E io non vedevo l'ora. Che cosa era la puntata? Era sulla chirurgia. Ok. Però. Perché hanno fatto passare per cogliona? Vabbè, a parte il fatto che lasciano parlare chi vogliono e ti portano a dire ciò che vogliono, anche se non vuoi. È stata un'esperienza orrenda, mi sono sentita quasi violentata da quella mezz'ora. Sì, sì, in diretta tra l'altro, quindi lì ti spiazzi anche perché magari io che non sono molto abituata alla TV, mi aspettavo, mi avevano dato una prospettiva diversa sui dialoghi e sull'argomento e invece si è ridotto al classico salottino in cui ci si mangia tra iene, no? Ma che ti aspettavi dalla D'Urso? Allora vedi che c'ho ragione, che cosa valuti? Sì, però se tu vai preparato... Vieni da Bonolis, no. Che ti diverti da Bonolis! Cioè, secondo me la tecnica non è ma io sto capendo quello che sta dicendo, sì, certo. Io la penso uguale a te, perché comunque te vai là, c'hai... No, sicuramente in quello che fa non è... Allora, non è, cioè, è difficile, secondo dipende me, però... Dipende sempre di cosa parli, se c'hai esatto. Tante persone contro, se è una chiacchiera così, che in intervista incontri, come stai lì... di te, che c'hai persone addosso, vabbè, là, certo. È difficile, però ad esempio... Tipo, no? Se tu conosci un minimo il contesto, sai come muoverti. Tipo, io sono stato ospite alla Zanzara, no? Collegamento. Cioè, ovviamente io conoscevo benissimo la trasmissione, ho capito come disinnescare sempre, che ne so, Gottardo che diceva le sue cazzate, faceva le provocazioni, no? Una persona che magari non conosce la trasmissione, capirà. No, ma io la conoscevo, io la conoscevo la trasmissione, mi era anche stato dato un bugiardino su mm-hmm. Come si sarebbe evoluta il dibattito. In realtà poi hanno messo dentro all'ultimo momento anche degli ospiti ma hanno attaccato tutti contro una, tipo. No, però sai, hanno fatto quei classici schieramenti in cui c'era chi mi difendeva, chi mi attaccava, ma poi non ero solo io come persona invitata a parlare, però insomma è stata una carneficina, io mi sono sentita un po' male dopo, anche perché si tratta di quattro anni fa in cui ero agli inizi della mia carriera social, è stato brutto, io sono rimasta scioccata da quell'esperienza in realtà. No, chiaro, non chiaro. Sei la prima persona che sento dire questa cosa. E poi cosa, comunque ti dico, tanto vorrei fare un piccolo dissing, tanto bella, brava, dolce, in diretta, tanto iena quando le telecamere si spengono, quindi... Allora, i morta è dissociata. Quello che penso è quello che ho provato. Vabbè, quindi... Fai bene a dirlo. Tra l'altro abbiamo un attimo Barbara D'Urso in vocale 1. Un attimo che la prendo. sono qua. No, ma magari c'è invita. Ma io vorrei invitare uno che lavora alle Iene. Ho detto, ma mi avete gustato. No, ma in realtà c'è venuto già qualcuno che il lavora alle Iene. Bisogna vedere. Secondo me ci sta. No, ma poi c'è pure problema. Là bisogna fare una distinzione, ovviamente, alcuni lavorano in un modo, certo, poi il modus operandi più o meno quello è. Senti, ma tu che canale ti guardi, su Twitch o non guardi? Ma adesso sto iniziando a guardare un po', ma ti dirò, guardo tanto la mia squadra al momento. Poi extra squadra, mi piaceva, adesso non lo fa più, Brian Box, mi piace molto. Come no, sono stato ospite. Lui mi piace molto. E io Toby seguo. Allora, grazie per aver visto questa live. No, ho detto la cosa che non dovevo dire. Scherza, il meme, no, è forte. Io Toby. Vabbè, su Twitch è inguardabile. Su Twitch è inguardabile. Ma fai video, è forte. Fai video, è fortissimo. Io Toby su Twitch. A me piace proprio sentirlo chiacchierare. Sì, sì, certo. No, poi è un ottimo Valium comunque. Dai. Quando vai al bagno poi no. Rubino, porca puttana, ma perché non esageriamo sempre, ho detto Valium, ma io lo seguo quando sto al bagno, ma non ci posso andare, non ho detto questo. Noi dai, prendiamo le distanze, Rubino, sul suo canale, perché c'è pure da dire che queste cose sono anche un po' bannate. Ma perché non si può seguire io dopo al bagno? Vabbè, comunque dicevamo poi. Poi vabbè, la mia squadra Tecnoide, Zector, Fuse Gamer, Tatino. Grande Tatino, è stato Tatino grandissimo. Ma Tatino è impossibile. Tutti, io conosco un po' tutti.
di Tatino lo amano tutti, è troppo bravo Tati. Ma non hai avuto una relazione con Tatino? In realtà sono stata ampiamente corteggiata dal signor Tatino, però ahimè mai. Questa è una cosa gravissima. Scusa, attenzione. Questo non ce l'aveva detto. Ah no! Ma perché, ma perché dovrebbe dire fatti suoi? Di Tatino nel vabbè, ma lo sanno tutti, dai, cioè c'è prova proprio spudoratamente pubblicamente, quindi diciamo credo. Un po' sì, abbastanza pubblica come cosa. Rubino invece ci ha mai provato con te, Immortal? Non l'ho mai capito. No. Rispondi tu. No. Ah! No, giusto per capire. Questo è matto. Se uno scema quanto è. Io l'unica volta che ci ho provato, gli ho scritto in privato la prima volta. E infatti io mi ricordo il primo messaggio che mi hai mandato. Dai, raccontiamo per chiudere. Allora, allora, naturalmente io ero un piccolo... No, aspetta. Immortal, prego, racconti. Vai, sì. Allora, praticamente ci siamo conosciuti, no? La prima volta, almeno per me era la prima volta che lo vedevo. Abbiamo fatto amicizia quella serata. E sai, quando uno fa amicizia, poi chiede... Madonna, io già lo so. Ha litigato con Dudubbi, diciamo. No, il messaggio postumo che leggi dopo, sì. Vecchio. Esatto, esatto. E allora sai, gli dico, mi dici come ti chiami su Instagram, che ti aggiungo, no, ti seguo. Lui mi dice il suo nome, io vado per mettere segui, apro l'archivio, sempre sai, cancellare messaggi. Ho visto un suo messaggio di non so quanti mesi prima, forse anche di un anno prima. No, dove dice, un anno e mezzo prima. Ok, cosa c'è scritto? Ammazza che zinne. Ammazza che zinne. E io immaginare la mia faccia, io tutta carina che gli chiedo l'Instagram, sai che avevamo appena fatto amicizia, me lo apro e mi leggo questo che mi scrive ammazza che zin. Lui è diventato di tutti i colori, lui era rossissimo, tipo imbarazzato. No, guarda, non sono stato io, un mio amico. Tipo rosso, un peperone era diventato. Io no, complimento. Abbastanza. Vabbè, ma se l'è anche cavata bene, ammazza che zin, alla fine è anche simpatico. Gliel'avresti detto anche di persona. Sì, no? Ma che poi, no, sì, vabbè, io ormai ce la faccio no, per sì. Culo. Sì, 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 nel senso, vabbè, poi c'è stato però una situazione in particolare lì perché, a parte io c'ero andato con la febbre là perché volevo conoscere Antonella, già io ho detto. Mamma cioè, stavo mia. Proprio male. Che S? Ma che era la... Come che essere? No. S. Ah, S, vabbè, mi piaceva vabbè, sta, all'inizio Antonella. E ho preso l'occasione al balzo. E se no... Ma lì, detto lì per provarci, non ho capito. No, 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 proprio perché... Sì, me... sì, 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 sì. No, 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 sì, sì, sì. Ah, oggi scopro cose, allora. Te lo confermo. No, più che altro, però, ho messo pure pace fra te e Tutubbi, che avevate discusso. Ma poi per quale motivo non me lo ricordo? Ma c'è stato pure io, si è frizzata e ma non me la ricordo sta cosa. Una alla volta. Prego. Sono, mi vedete? Sì, sì, vai. Ah, ok. No, diceva, in realtà abbiamo discusso quella sera lì, io prima non lo conoscevo. Sì, sì, perché tu sai che... Beh, racconta. Tu dubbi il chiacchiera. Racconta. Sì, perché è pettegolo, fece una domanda un po' fuori luogo, diciamo così, e io non la presi bene. No, ma raccontaci meglio questa dinamica interessante. Dubbi che sta interferendo. Cercate di sconnettere tutto. Oddio. Ti sta esplodendo l'audio. Non ti sentiamo più, sentiamo solo un fischio. Si sente solo un fischio. Aspetta, che si fa già lui? Questa è la presenza di Tutu. No. Prova a aggiornare la pagina, Gerlù. Madre di Dio. No, senti che roba. Prova, aspetta che lei ci sente. Prova a uscire e rientrare da Whereby. Esci, rientra. Ha sentito. Mamma mia. Madonna. Questo è Simone, che sta aspetta, Simone. Gli ha staccato il filo del modem. Vabbè, non lo sapremo mai. No. Ma che cazzo? No, cosa è ragazzi, successo? Non... Niente. È finita così. Facciamo così. Fallo sentire. Ah, non ecco. No, no, fallo sentire anche al nostro pubblico a questo punto. Audio PC? No, è proprio... Ma volevamo provare con l'altro Whereby, l'altro link di Whereby? Vabbè, tanto... No, mi dispiace perché... Ma io ero curiosa. Non si saprà mai. No, ma finale. No, 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 no!
Poi si vedono tutte. Ma chi se ne fotte, dai, aspetta che le scrivo. Ah, non c'ho, scrivi tu, Rubì. Sì. Mandale l'altro dentro. Aspetta che le vostra, mi lasci il mouse, porco Dio. Madonna santa. Che rumore soave. Era giusto per coccolare le mie emicranie di questi giorni. Insomma. Eccola, ci senti? Metti l'audio? No. Niente. Guarda il cellulare, guarda su WhatsApp. Anto. Cambiamo link. Ma che è sta follia? No, ma almeno allora, per aspetta, salutarci vediamo... perché sì, mi sì, pare sì. Brutto. Discord, se no, Rubì, che tanto lei è tecnica. Di in chat Discord. Al vabbè, io ho dato boom. L'altro link, Anto, ti ho dato l'altro link. Non ti eh? Sentiamo okay. Noi. Non ti sentiamo, ti ho dato l'altro link su WhatsApp. Comunica con Rubino su WhatsApp. Ah, forse il cavo del microfono. Digli dile di controllare il cavo del microfono. Infatti c'è trancazzo il link. Controlla il cavo del microfono, Anto. Prova a rientrare su questo link. Aspetta, Gianlu. Rientra sullo stesso col cavo sistemato. Che era il primo, no? C'è la scheda audio, poi tanto è uguale il link. Prova un sì, po', c'è il primo. Prova un po'. Aspetta, non lo fa vedere? Sai che sta entrando su quell'altro. Faccio vedere un cazzo. Vediamo. È bello averti qui. Eccola. Come funziona? No. Niente. Aspetta, ah, sì. Ah, sì, sì, sì. Allora adesso secco un attimo il video qui. Ok. Okay. Ma che era a ecco. Cavo? Ma non lo so cosa è successo. Adesso, no, adesso non è mi vede. Oh. Così è, così mi vedete? Sì. Adesso sì. No, ce l'abbiamo fatta, ok. Meno male. Non si saprà mai cos'era. Ok. Il demonio. Io voglio sapere cosa diceva Tutubi. No, Tutubi diceva... No, voleva sapere i fatti miei. Cioè, proprio pubblicamente, era una live pubblica, mi disse, ma c'è qualcosa tra te e questo youtuber? E io gli risposi male, non sono fatti tuoi. Un po' mi presi un po' male. Ma perché in realtà io sapevo che lui sapeva. Cioè, hai capito? Che c'era tipo... Però fa ci sentivamo. Sì, è stato proprio... No. È stato un po' famoso. Cioè, voleva fare la Barbara D'Urso della situazione. Bravissima, esatto. Ti ricordi qua volta che stavamo a mangiare? Meno male fuori. Che poi ha conosciuto me. Sì, però ti ha fatto l'inghitunga pure a te la volta. E ha conosciuto cos'è il rispetto. Top Vin Diesel. Ma sai una cosa? Me l'ha detta anche Rubino questa cosa. Mi ha detto Antonella, guarda che Tutubi non è più così, no, è cambiato tanto. Nell'ultimo anno, te posso dire, in maniera esponenziale. No, beh, sta cosa l'ha migliorata col passare del tempo, posso dire. Però nell'ultimo anno, Simone, ha fatto magari dei cambiamenti anche... in buono. Sì, no, è cambiato totalmente. Sta tutto stunnato tutti i giorni, quindi sta una crepa. No, scherzo. Guarda, dai. Posso dirti che... si è inventato un malore di stomaco per non venire ospite e non incontrarti, però addirittura benissimo. No, e allora sta senza male ancora serio. No, sta male poveraccio. Sì, sta male poverino. Anzi, voleva pure collegarsi ma non ce l'ha fatta, quindi speriamo che si riprenda. Allora, carissima, io ti ringrazio. Grazie mille, infinitamente, è stato un piacere, in bocca al lupo, mi raccomando, spacca tutto su Twitch. Va bene. Ciao. Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao. Allora ragazzi, noi ci vediamo domani alle ore 15 con una live disumana. Ma che dici disumana, Gianluca? Immensa. Ma che cosa dici immensa, Rubino? Gargantuesca. Galattica. Ma cosa dici galattica? Che fa ride. Fa ride. Esatto. Farà ride, quello sicuramente. Ciao. Ciao belli. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, Cerbero, podcast, Marra Michi vincerà.
tre teste per un Cerbero. Cerbero podcast. Troppi goblin in questo mondo. Non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno